si chiama Marchese, sì, ecco, deve parlare di... vuole continuare. Marchese Giuseppe, la data di nascita, dove è nato? Sono nato a Palermo 12-12-63. 12-12-63 in Palermo. In atto è detenuto per altro. Sì. Prego. Sì. A noi risulta l'avvocato Ligotti. No, c'ho anche l'avvocato Dante. E l'avvocato? Dante Giuseppe. Sì. E allora si dà atto che assiste all'esame del Marchese l'avvocato Giuseppe, come ha detto? Dante Giuseppe. Dante. E allora Marchese, per cortesia, l'avevamo detto prima, abbiamo bisogno di un po'. E allora, senta Marchese, noi la dovremmo sentire in ordine ad alcuni episodi dei quali ci stiamo occupando. Però lei è imputato di reato collegato, perché ha commesso reati che sono in un certo senso connessi con questi. Quindi per legge potrebbe anche non rispondere alle nostre domande. Lei intende essere sottoposta ad esame? Sì, sì. Penso di sì. E allora, per titolo della facoltà che ha di non rispondere alle domande in quanto imputato di reato connesso, lo stesso risponde: intendo essere sottoposto ad esame. E allora il pubblico ministero si può accomodare. Vorrei fare una piccolissima premessa anche per consentire una risposta precisa da parte del Marchese. Questo è un procedimento contro nei confronti di Rina Salvatore, imputato quale mandante dell'omicidio di Puccio Pietro e dell'omicidio di Puccio Vincenzo. La prima domanda di carattere generale che pongo al Marchese, che è stato già condannato con sentenza definitiva quale esecutore materiale dell'omicidio di Puccio Vincenzo, è appunto questa: se ci può sinteticamente riferire quali sono stati i retroscena dell'omicidio di Puccio Vincenzo e quindi che cosa è a sua diretta conoscenza. In particolare, ovviamente, come e chi dette l'ordine. Scusate un attimo, purtroppo devo intervenire e devo interromperla, pubblico ministero. E allora, gli operatori delle TG4 e TG5 hanno ben compreso che non devono inquadrare... E allora Marchese, lei ha sentito, sì, la domanda del pubblico ministero, però per meglio comprendere un po' noi della Corte, dovremmo iniziare diversamente, cioè lei è stato condannato per l'omicidio, sì, di Puccio Vincenzo, sì, sì, avvenuto all'interno della casa circondariale, e quale autore materiale di questo? Allora, può rispondere alle domande del pubblico? Praticamente, nel momento in cui eravamo allo Ciardone, c'erano delle lamentele di Puccio Vincenzo nei confronti di Rina, in quanto si verificavano delle difficoltà processuali e si vedeva dell'interessamento che c'era di Rina nei confronti di Gambino, i Madonia, Montalto e Brusca. Queste erano le persone di cui ogni volta si vedeva l'interessamento diretto per loro. E allora cioè l'interessamento del Rina nei confronti di queste persone. Siccome già, mentre il Puccio si trovava già fuori, ci sono state delle accordi che avevano fatto loro anche riguardo un processo che c'era, che stavano giudicando Michele Greco, mi sembra che sicuramente doveva essere il TER, che praticamente
avevano deciso che doveva venire a fare una testimonianza Greco Giovanni nei confronti di Michele Greco, per favorire a Michele Greco e anche agli altri questa testimonianza. Questa testimonianza sosteneva che doveva dichiarare delle cose per Salvatore e Greco, sarebbe Cicchiteggio, di cui mentre che era lui fuori aveva detto insieme all'arce della commissione che non era giusto fare una dichiarazione del genere per fare una Michele Greco agli altri al processo praticamente. E l'accordo era rimasto, sì, va bene, non si fa questa cosa. Mentre dopo Puccio si trovava in carcere, che lui ne parlava anche con Bagarella dopo di questa situazione, che si lamentava dicendo che discusso su praticamente, dicevamo una cosa e tutto non siamo a casa. E di cui si è saputo che questo è andato a fare, dopo tanto tempo è andato a fare questa dichiarazione. Ed è qua sono scattate delle lamentele nei confronti di Totò Riina, perché praticamente era lui fuori, era quello che gestiva questa cosa. Siamo rimasti in un certo modo, come mai ora ci da fare questa testimonianza, che no, è una cosa sbirra farci fare una testimonianza nei confronti di Cicchiteggio, che per la sua memoria, la persona che è morto, ci facciamo fare una cosa del genere. Come si poteva fare diversamente, dice, come si è fatto altre volte, siccome le cose si fanno soltanto a convenienza. Quando va a fare uno che ci interessa, allora si fa e si va contro altre regole. A parte questo, dopo sono subentrate altre critiche, sempre riguardo all'interno del carcere, che Bagarella anche si lamentava, c'era un periodo che si lamentava anche nei confronti suoi, il fatto che 11 anni e mezzo che era in galera e più di una volta cercava di andare all'ospedale, non ci riusciva, c'era sempre con l'interessamento, eccetera. Però Bagarella andava sovvolava queste cose, però ne parlava anche lui. In più di una volta con Puccio lui ne ha parlato e ne ha affrontato, di cui Puccio ha avuto la valvola di scarico nei confronti di Bagarella. Che succede? Che Puccio, a parte che parlava con Bagarella, ne ha parlato anche con Leggiolo e Luciano, e sempre riguardo delle sciocchezze nei confronti di Reina. E anche Giuseppe Leggio, a parte che erano successe anche in precedenza, mentre ci trovavamo a carcere di Giavano, erano successe delle lite con Bagarella, mio fratello, nei confronti di Zanca Giuseppe e Giovanni Bontate, di cui quella volta io mi trovavo in un'altra sezione con Sacco Madonia e altri, perché loro erano un braccetto speciale. Io con mio fratello avevo sempre i contatti, perché ci facevamo fare i colloqui all'interno. Suo fratello Antonino. Facevamo i colloqui all'interno in carcere, pure che noi eravamo in un'altra sezione. E c'è stato Bagarella che ci mandò a dire a me e di riferire anche a Salvo Madonia queste cose, che sente il caso di queste percussioni che ha subito Bontà di Giovanni con Pippo Zanca, che hanno preso delle botte. Dice, senti a caso, lui vuole la spiegazione. Dice, macinateci pure i cognati a Totò Montalto. Dice, caro, poi vedremo se aveva qualche cosa lì. Perché faceva nel mandamento, perché qua ha preso lui un paio di schiaffi anche Nardo Greco, che fa parte nel mandamento di contatto da Padova. Ma di cui quando io finivo di fare il colloquio e andai in sezione, che già si erano sentite queste, tramite le guardie si era sentito che c'era successo qualche cosa nel braccetto dove erano loro, che era il braccetto massima sicurezza sezione blu. Non disse niente, soltanto ne parlò con Pino Leggio, e di cui Pino Leggio dopo si informò con noi che cosa era successo, di cui Salvo Madonia ne ha parlato anche con Giuseppe Leggio di discorsi che erano successi là, e lui lo fa sapere a Totò Riina. Dico, Totò Riina fa sapere che era incazzatissimo. Dice che questi storie stanno a finire e cerca di fare le carcerate. E finì. Dopo, quando siamo scesi a Palermo, c'è stato Brusca Bernardo, che noi eravamo nella sesta sezione e Brusca Bernardo si trovava alla settima sezione, ha avuto occasione
divedesse con Bagarella, che Bagarella andava all'area sotto la sezione dove che sporgeva lui e si affacciò dalla finestra, però era la finestra della doccia, di cui dice che ha avuto dei rimproveri che ha fatto a Bagarella riguardo i discorsi che erano successo a Trapani. Bagarella, di cui gli fa a lui, dice: ma mio cugnato che sape? Che Idri ci sta fuori, uno è quando sape che succede in Aliera. Scusi Marchese, dovrebbe precisare questo concetto di cognato. Chi è il cognato di Bagarella? Il cognato sarebbe Totorrina. Cioè, per scienza della corte, Bagarella, di cui sta parlando, è cognato di Bagarella Leo Luca, è cognato dell'odierno imputato Rina Salvatore. E basta, a parte questi, dopo questi discorsi, sono subentrati altri discorsi, sempre riguardo Gambino, che aveva l'ospedale, chi arrivava all'ospedale, ne usciva, già si chiamava, insomma, c'erano uvi e vari ospedali, c'era un interessamento, di cui c'è stato Bagarella un periodo che dopo tanto tempo, a costo che è andato anche concio a farsi male anche alla salute, perché si è preso dell'aceto per farsi salire i cobble rossi, una cosa del genere, che gli avevano consigliato di farsi queste cose, che dopo c'era il dottore gli dava la chance per farlo ricoverare. Niente, dopo Bagarella è stato ricoverato anche all'ospedale, che a parte che lui aveva fatto già tanti anni di carcere, poteva soffrire magari già l'arresto domiciliare o qualche cosa. Dopo Puccio, che si lamentava sempre con Vincenzo e con Penuzzo Leggio, sempre discorsi che avevano, perché lui essendo che veniva di fuori, si raccontava tutto quello che era su un bengiato fuori, eccetera. Finisce il processo, però in quell'atto... Parliamo del Maxi Terre. Noi eravamo nel Maxi processo, però c'era in quel periodo c'era anche il Maxi Terre, mi sembra lo facevano anche di pomeriggio. C'è stato che il Puccio, che dopo c'erano state anche le sentenze, l'osso sentenza all'ergastolo per ragazzi di Corso dei Mille, eccetera, che Michele Greco in quella sentenza del Terre ha anche espresso delle parole nei confronti della Corte favorevole, dicendo che quella era, scusando l'espressione, era una sentenza con chi cugliuna, ha assolto la commissione. Però ha condannato tutte altre, Sena, Pol Rotolo, tutte altre quelle che avevano di imputazione, e questa è spesso una cosa del genere, quando condannano un sacco di gente nella schiena, che a Idris si era pure scusa la commissione. E di cui lui parlò anche con suo nipote, come il nome, che ci dice Giuseppe Greco, ci diceva quando dovrebbe tutto, si diceva, sai, che cazzo è da toppare la bucca, e se facessero giù caccerato, invece di certe cose. L'avanza dice al lavoro pure detenuta, c'erano detenuti e hanno sentito queste parole dalla capo. Finendo questo discorso, c'era anche in programma un'evasione del carcere del Luciardone, per quelle che se il processo doveva andare male, eccetera, avevano delle preparazioni, che si doveva fare un tunnel tra l'area dove scoggiavamo noi e trovare un magazzino disposto di poter fare questi lavori, eccetera. Che hanno, Puccio diceva che anche loro ci avevano dato il consiglio, il parere favorevole praticamente di fare questo lavoro di questo tunnel. Chi gliel'aveva dato il parere? Totorrina con tutti gli altri praticamente. E ha detto, dicevo, sì, c'è la possibilità che si trova tutto gli occorrenti vi chiesto per fare, non sapendo come faceva questo processo. Dice, in modo che si pensa anche. Scusa un attimo. Può parlare un po' più forte. Sì. C'è stato praticamente. No, forse lo deve alzare un pochino, perché quello che interessa a noi è questo. Posso così? E forse un po' di più dovrebbe alzare. Benissimo. Così. Bene. Dopo, praticamente si stava preparando questo tunnel. Sente ora, sì. Si stava parlando di questo tunnel, per un domani, se magari in appello, dipende come andavano anche le cose, se preparavamo magari potere a riuscire a scappare tutti quelli che magari avevamo delle condanne pesanti, già ce ne eravamo con delle condanne definitive.
Siamo state, dopo è finito il processo, sono successe quelle condanne in primo grado e ci hanno partito, un bel po' hanno partito di Palermo, e noi ci hanno passato alla settima sezione. Nella settima sezione siamo rimasti là io, Puccio e mio fratello, c'era anche Mannoia, e dopo è arrivato dall'ospedale anche Bagarella, di cui i fratelli loro parlavano, però a Bagarella non l'hanno messo in cella con noi perché c'aveva il divieto d'incontro con Puccio, perché c'è stato, mi sembra nell'80, quando c'è stata l'evasione da Lucciardone, non li facevano stare assieme a tutti e due, però non potevano stare assieme nella cella, però all'area andavano assieme. Bagarella dopo è partito anche e lui si è andato a prendere la residenza, perché ha detto che dice praticamente tutto l'interessamento che c'è fuori, dice, non può ottenere niente l'ospedale, e se n'è andato di nuovo a Spoleto, di cui là dopo con tanto interessamento c'erano gli avvocati, c'era il giudice di sorveglianza, dopo ha ottenuto perché lui aveva fatto anche l'istanza per ha trovato il lavoro per cercare la semilibertà e non ce l'hanno data neanche. Dopo quei giorni, cose che ha preso, ci è riuscito, è uscito, è arrivato a accumulare tutti gli anni che già lui aveva da scontare. Puccio, mentre che si trovava nel carcere del Lucciardone con noi, che si con noi si vedeva che c'erano i rapporti, che Bagarella, c'erano anche queste lamentele nei confronti di quello all'esterno, con noi si apriva facilmente perché vedeva che c'era pugnato di Bagarella, non c'era nessun problema. Scusi, Puccio è stato messo nella cella assieme a lei? Sì, io, Puccio e mio fratello, e dopo si è messo anche Mannoia. Pure nella stessa cella con cella, voi? Sì, sì. E dopo, chiedo scusa, anche tra voi e Bagarella c'è un rapporto di affinità, di parentela? Sì, Bagarella ha sposato mia sorella. Quindi siete cognati? Sì. Praticamente dopo vengono fatti questi trasferimenti. Noi aspettavamo un processo perché non ci hanno partito subito, perché aspettavamo un momento all'altro, ci dovevano fare un processo riguardo un appello dei coltelli. Infatti noi cercavamo sempre di farlo rinviare, di poter stare il più a lungo possibile a Palermo. Infatti io, per farlo rinviare, avevo fatto anche delle punture di latte per farmi venire la febbre, e così per fare rinviare il suo processo. Dopo un mese così, quindi un mese qualche cosa, insomma, ci hanno partite e siamo andati a Voghera. A Voghera dopo noi siamo scesi io sono sceso perché mi è incominciato l'appello della strage di Bagheria, quella dell'81. Arrivando a Palermo e ho trovato in una cella strage di Bagheria, scusi, sono dove sono rimasti uccisi i Pidarresi. Sì, sì. Di cui anche ho preso una condanna a 30 anni in questo processo. Dopo, quando sono sceso a Palermo, per questo appello del processo mi hanno messo nella cella insieme, che ho trovato di nuovo là, a Bagarella, Espadaro, Bardi, insomma eravamo un 6-5 di noi. Dopo, prima di iniziare questo processo, hanno chiesto un'altra perizia, per condizioni, per sì, praticamente in quel periodo facevo simulavo la pazzia per prendere una totale, diciamo, no? E la corte ha consentito di farmi fare una collegiale, mi hanno portato a Milano, al centro clinico di Milano, di cui anche questa volta c'era stato un interessamento di dottor Rina, dicendo che non c'erano problemi, mi fece sapere, mi frate, dicendo se si interessano su tutto, anzi mi fece sapere, dice, gli farei sapere il nome cosunno di questa dottura, che si interessa direttamente a Ufighi Faluzzo. Ufighi Faluzzo sarebbe il figlio di Raffaele Ganci. Tutto a posto. Insomma, io sono stato un mese a fare il matto là 24 ore su 24 ore, di cui ho avuto un colloquio, è venuto mio fratello a farmi un colloquio con mio cugino, che mi disse la cosa che stava andando a posto, dice che già ci avevano parlato, che il dottore, eccetera. Dopo è finita questa perizia, mi hanno risceso a Palermo. Dice che era andata a posto, già girava questa voce, dice che era andata a posto. E dopo andato a Palermo, dopo sono arrivato a Palermo, c'è la notizia che sta perizia non è andata a posto. Dice che ci sono state delle pressioni nei confronti dei medici.
dice nei confronti di me. Gesù dice dottor Reina, però dice, ci sono state delle pressioni, dice, perciò io non si può fare niente. O non lo so. Ah, ci sono state delle, okay, delle pressioni. Sì, 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 vabbè. Sì. E praticamente il stupro è andato, abbiamo fatto fare il processo normale e di cui ho preso una condanna a 30 anni. Dopo, a parte questo, dopo c'erano delle lamentele che io quando sono ripartito di nuovo, che c'era stato con Bagarello, ho avuto delle discussioni quando nel momento che sono arrivato mi aveva detto, dice, che mia sorella praticamente, dice, non è andata a un funerale di suo zio, e dice, cioè la moglie del Bagarello, sì, non era andata, sì, dice, non era andata al funerale, dice, quel periodo che io ero mancato, quel mese che era andato tutto a me là. Ci ho detto, ma mi sembra strano che non vanno a funerale, eccetera. Scusi Marchese, scusi Presidente, questa vicenda del funerale riguarda una qualche attività di Puccio? No. Per non disperdere. No, perché dopo Puccio c'è stato il Puccio, dopo questo particolare, c'è stato Puccio che ci ha informato a noi che era tutta una strategia per cercare di far rompere il matrimonio, per dopo noi passare dalla scheda della Ramo Ultimezio Fifo, praticamente, quella della scomparsa di Marchese Filippo, praticamente, di cercare. Facciamolo continuare, eventualmente poi facciamo qualche domanda. E allora? Insomma, di cui Puccio Bagarella mi fa questo discorso, cioè, se sente qua, ci sembra sempre una cosa del genere. Però, di come me l'ha detto, ho visto che c'era qualche cosa che non andava. Ma se ci ho detto, vabbè, non ci sono problemi, cioè, perché lui mi ha detto, dice, però dice, è meglio che, dice, perché ogni volta, essendo che ci debbano avere sempre discussioni con le mie sorelle, eccetera, eccetera, dice, è meglio, dice, lasciamo perdere questo argomento, dice, e ci appena dice, sarò fuori, dice, dopo la cosa deve servire. Vabbè, non ci sono problemi. Io vado all'area all'indomani, e di cui quel giorno c'era anche Puccio all'area, e vedo che Puccio mi osservava nel passeggio, perché già Puccio era informato di questa situazione. Dopo, prima di andare su Puccio, che stava prendendo l'area, chiama Puccio, cioè, prima che vai su, aveva bisogno di parlare un attimino, perché era capomannamento di Ciaculli, che ne facevo parte io. E gli spiego la situazione sul fatto del Bagarella, e mi dice, sai, dice, ma mi sembra sano, ma poi adesso sai, si discusse che hanno i film, eccetera, eccetera, dice, però, dice, dice, ora vediamo, dice, ci scrivo io a Luca, perché dice, con Luca, signore, un buon rapporto che si scrivevano sempre tramite lettere. Vabbè, dice, ma è meglio evitare, ci sta, la sapete, solo io ti sto informando di questa situazione, dice, non è caro. Io parto, vado su a Voghera, nel carcere di cui era assegnato, e là c'è anche mio fratello Antonino. Gli spiego questa situazione, di cui mio fratello fa un bigliettino e lo fa sapere a Totorrino questa situazione, quello che si era verificato. Totorrino ci manda a 19, dice, siete sempre nome cuore, un po' preoccupato di questa situazione, ah, giusto io, Riccardo, già, siete, tuo solo è sempre mia cognata, Riccardo, tutti questi qua. Come ve l'ha mandata a dire? Tramite colloquio. Di solito noi, dipende quello che ci dovevamo andare a dire a Totò Reina, facevamo noi dei bigliettini, che già io ne ho parlato di questi bigliettini, come di solito, oppure magari se uno non è omodo, nulla, cioè, ci deve mandare a dire qualche cosa a uno, magari dipende di una cosa delegata, si fanno dei bigliettini piccolissimi, e dopo se ci mette della carta, questa che si usa per la carne, no? Questa trasparente, si incarta, in te caso uno se la mette in bocca, in modo che dopo magari può passare su un bigliettino. Viene scritto in un foglio che è finissimo, che si prende delle buste da scrivere, cioè all'interno un foglietto finissimo, e di questo si facevano questi bigliettini. Niente, dopo ci è arrivata la notizia di Puccio, e ci disse Puccio a noi, dice, sugno contento di quello, perché il matrimonio praticamente Bagarella non l'ha rotto. Con sua sorella. Sì. Dice, sono contento, io mi inteso con Luca, e qua da là, dice, appena scendete poi andiamo a parlare un pochettino, frate Noaccia, eccetera. È iniziato l'appello del processo. Iniziando l'appello del processo, Puccio a noi ci fa, perché io quel periodo avevo preso anche il definitivo del processo di Bagheria, che la Cassazione me l'aveva confermato.
Arrivando là, di cui c'era stato anche il processo che a Puccio gli avevano gettato giù, a Puccio, a modo di Giuseppe, gli avevano gettato giù il processo di Basile. E c'è stato Madoni e Giuseppe, è venuto da me e mi hanno detto, dice, sono dispiaciuto del suo processo, essendo che è andato così, eccetera, eccetera. Puccio era anche presente, di cui Puccio, dopo, quando siamo entrati nella stanza, che lui ci ha preparato i posti a noi, nella stanza con lui, Puccio ci fa, dice, è tutto dispiaciuto, dice. Dice, io capisco che non è un processo, ci sogno pure io. Ma anche il processo, logicamente, hai chiesto in terra perché ci sono con voi tutti nel suo processo. Di Madonia, perché se io per esempio non ero con voi tu di Madonia, sei tranquillo che Puccio si come Dio che do tuo. Ed è qua Puccio messa a fare delle lamentele dicendo, ora dice, in te caso dice, vedremo, io ho delle buone possibilità, essendo che lui praticamente ha preso ci hanno la Cassazione, lui aveva soltanto in macchia il processo, perché era con le scadenze, e aveva buona speranza di uscire. Aveva fatto delle istanze e l'aveva fatto fare, mi sembra, all'avvocato Monaco, e dopo c'è l'avvocato Cordaro, di cui mi sembra dopo gli ha levato anche l'annomale, perché aveva preoccupazione se sta avvocato gli poteva uscire qualche discorso del genere all'esterno, che lui praticamente stava per uscire, Puccio con le scadenze, eccetera. Perché nell'ultimo periodo ha visto delle cose che non andavano più bene, perché dice che avevano trovato anche in magazzino per fare sto tunnel. Dice che ci mandava dire delle cose a Lucchi Sieddo, perché praticamente c'era Lucchi, in sostituzione a lui c'era quel perito Lucchi Sieddo. Chi era Lucchi Sieddo? Giuseppe Lucchese, in sostituzione a lui. E c'era Puccio Vincenzo, Puccio Pietro e Agostino Mannoe, che erano in contatto con Lucchese, e praticamente quelli gli riportavano tutti i discorsi o Puccio Vincenzo. Vedeva che c'era il suo menefreghismo, dice, sì, un magazzino lo trovare, però dice, ora si fa, però non si faceva niente. I Bagarella ci fanno che dice che lui aveva delle intenzioni, praticamente voleva portare fuori a Pietro Sena, Marrotolo Salvatore, tutti quelli che avevano delle gastole, e ci fa anche il discorso che praticamente dice, perché c'è stato un altro episodio che Pinuzzo Abate, sarebbe Giuseppe Abate, gli aveva detto che di Madonia hanno voluto, c'è stato un costruttore di sua fiducia, ha costruito una zona di Giuseppe Abate, e di cui Pinuzzo Abate non ci ha fatto pagare neanche un soldo. È stata questa cosa viceversa per Pinuzzo Abate, e di cui Madonia, che prima sabato necessitava dei soldi riguardo questa costruzione che si stava facendo nel territorio di Madonia. Quando prima sabato ci ha raccontato questa cosa a Puccio, Puccio, il signore, si è imbestato io, dice, ma poi, dice, ma come siamo arrivati a questo punto? Perciò dice, quando meno non altri, dice, manco ci facciamo nascere un sueldo. Cioè c'è una cortesia che a Duchistiano ci sta venendo a costruire buoni sueldi. E dopo, di cui Puccio si è messo a bestemmiare dicendo, dice, dopo io dice, no territorio nostro, io non ci manteranno più un piede, gli scupettate ci facciamo fiatere. E dopo lui ci fa il discorso a noi, dice che appena si fa il suo cuore, perché dopo se faceva il suo cuore con tutte queste discorse che erano subentrate, aveva preoccupazione facendo il suo tunnel, se dopo facevano tutto uno che ha mai cadere, chi dice che c'era lo scappotto, mai cadere in senso che quelli che erano dalla parte di Puccio cercavano magari la fuga là tutte, se l'abitavano. E Puccio aveva delle preoccupazioni, perché vedeva delle cose strane che caso fatti ci veniva a contare, non ci capizzavano più. Un interessamento lucchese, mister Patate. E poi c'era un manno che ci portava sempre il rapporto, e di cui Puccio ci fanno, dice, che aveva dei buoni rapporti con delle persone in bagheria che erano vicine a loro, perché lui già aveva questa intenzione di fare il suo. Se lui metteva piede fuori, prendesse tutti gli uomini di sua fiducia e fare una reazione riguardo i Madonia, i Gambini e tutti questi dalla tata loro, e dopo riceveremo su zio, o sa coda, o ce ne so pure peggio. Chi sarebbe? Uzio sarebbe Totò Riina. Sì. Quando il Puccio ci fanno le scusse, perché già Puccio già usciva fuori uso manato, perché si allagava troppo, no? Già mi sa nascere proprio. Mio fratello ha avuto un pochettino delle cose, dice, ma io sto parlando in questo modo con un altro,
non facciamo niente a parlare, perché dice con un'altra si fida e parla tranquillamente. Dice, non facciamo questo niente a fare, perché già lui aveva fatto. A Greco Giuseppe, un menuno figlio del senatore, dice questo, dice, meno con un'altra, perché parlano ci non ci sono problemi. Peste Filippo Giuseppe, puro. Cosimo Vendengo, puro. Franco Mannoia, sarebbe Marino Mannoia Francesco, non ci sono problemi. Insomma, già lui aveva fatto un gruppo di questi uomini che praticamente si tirava qui dicendo fuori. E in più c'erano altri uomini che erano fuori, che non c'erano problemi, perché nel periodo che lui era fuori aveva tutte queste persone di sua massima fiducia. Ora che succede? Mio fratello, vedendo questa situazione, che aveva qualcosa, dice, ma non facciamo chi si parla in questa maniera, ci ha pensato a trovare Saricchio, o Zuto Tuccio, non ci usciamo pure un altro. Lui quello che fa, piglia e fa dei bigliettini, e Schumann dice, o Zuto Tuccio, sarebbe Totò Riina. Lui chi? Mio fratello. E ci manda, dice, ugualmente, il progetto chiave Puccio. Dopo, Totò Riina ci manda, dice, a noi, sempre tramite un bigliettino, e anche a voce soltanto ci dice mio fratello, dice, a colloquio, dice, qualsiasi cosa avete bisogno, dice, rifugitela, a Mariana Gatti, Peppo Calò e Giuseppe Madonini. Nel bigliettino a voce da chi? Tramite chi ve lo fa? Mio fratello Gregorio. Dice, qualsiasi cosa che hanno, dice, tuo frate, qualsiasi cosa hanno bisogno, si rivolgono, dice, con Mariana Gatti, Calò e... Queste tre persone. Esatto. In più un bigliettino c'era messo che a tutti i movimenti che fa Puccio e sapere magari uno che chiesto potesse niescere che si ce l'avano c'è scarcerazione eccetera, e in più tutti i movimenti di Puccio e di tutte le situazioni informare Ozzo Mariano, sarebbe Mariana Gatti, Giuseppe e Ocalò, ci informate a Idre tutte cose di cui quando noi informiamo anche a Idre Mariana Gatti, a parte che già c'era arrivata loro qualche cosa, perché già loro non hanno fatto una reazione all'epoca stunate del progetto che c'era, ma già erano consapevoli loro, scusi, perché se già c'era arrivata anche a loro questa novità, perché quel periodo se non vado errato, c'era anche Nino Madonì che faceva i colloqui. Ci fa quando mio fratello parla con Mariana Gatti ci spiega la situazione. E Mariana Gatti ci fa, dice, no, ma ci aspetta io, che c'è con voi tu questa cosa? E mio fratello ci fa, mi aspetta io, dice, questa cosa, perché lui di come me ne parlo Puccio, mi fa capire che Luca è con voi tu anche questa cosa, sarebbe Luca. Leo Luca Bagarello. Dico, Mariana Gatti ne arrestò questa cosa, dice, ma può essere mai? Però io non ne parlo perché Luca, come dice, che ne scendono e poi dice, se parlava con suo cognato, vedi questa situazione, perché c'è questo comportamento e tutte queste cose. Però non quando lui diceva a livello i ciccari fanno una reazione, chi si era la reazione che era Puccio su Luca, estendeva queste cose, studio, queste. No, scusi, vorrei che questo concetto fosse meglio chiarito, perché non mi pare chiarissimo. La fronda, per così dire, organizzata da Puccio, vedeva anche coinvolto Bagarella, però mi pare a un livello inferiore, quindi Bagarella a voi non esternò mai una intenzione aggressiva nei confronti di Riina, mentre Puccio questa intenzione aggressiva la manifestò. Ho capito, grazie. Però Puccio ci diceva anche a noi che Luca era praticamente Luchino c'è con noi, dice il carino, diceva l'intenzione, ce ne scendere, poi ne usciamo e ne parliamo qui due con suo cognato e vediamo come è questa situazione, o rompiamo o si aggiustano le cose. E Puccio praticamente dicendo queste cose, poi c'era Agostino Mannoia che veniva e ci portava in masciate a Franco Mannoia, o Franco Mannoia ne parlava con Puccio e noi praticamente estendevamo il discorso sempre a Mariana Gatti eccetera, che si aspettavano un minuto all'aula, che non venuto all'aula a Puccio poi da se ci accettavano ci scacciazione. Ora venendo questo clima, quello che già stava mettendo a subbenciare, perché io ci disse a mio frate, c'è Senino, che va a finisce, che a caso c'era un macello, perché logicamente già come stanno picchiando le cose, quando sapeva vogliono mettere già mano fuori picchiare che sono vicino a Iddo, che va a finisce, poi carino va a finisce a scrivere. E di cui io avevo fatto anche un'istanza
dei trasferimenti, essendo che già ci avevamo definito di rinunciare all'udienza di poter ritornare al carcere di provenienza, perché aveva buona possibilità di uscire praticamente. Già con gli anni che avevo fatto, i 100 anni definitivi eccetera, io anche là voglio studiavo, lavoravo e c'avevo buone possibilità di uscire. E fatto come fare? Dice, vabbè, fatto distanza, dice, e prese da accento. C'è stato un cambiamento. No, scusi Marchese, lei ha parlato di questa sua istanza di trasferimento, ma perché voleva andarsene? Lei poco fa ha detto, già si cominciava a parlare di queste cose, cominciava a parlare di che cose esattamente? Sì, perché la reazione che volevamo fare è praticamente l'intenzione che avevano nei confronti di Puccio, praticamente. Quindi già c'era nell'aria l'intenzione di uccidere, di colpire Puccio, anche dentro il carcere. Sì, sì. Ho capito, grazie. Perché vedendo che ancora non ci accettavano questa istanza a Puccio di scarcerazione, pensavano, dice, Cristo, vedendo che già, perché noi ci mandavamo, dice, è in agitazione, perché noi troveremo, essendo lui era in cella con noi, vedevamo questo movimento suo che era sempre agitato, aspettava risposte di suo frate, risposte un cinque puttava, eccetera. E noi dicendoci questa cosa, loro avevano delle preoccupazioni, che o non ti chiedeva a mettere per fuori, perché se arrivava a mettere per fuori è scapola, luccia e done. Puccio stava mai stato tranquillo, c'era felito, perché aveva un bel gruppetto di persone. Di cui io quando ho fatto questa continua, se invece non fosse stato scarcerato e quindi fosse rimasto dentro, temeva Puccio. Sì, temeva. Infatti loro già avevano, si parlava giù quando si passeggiava con Madonia e Cuccalò, perché loro cercavano sempre di appendere da noi qualche cosa, oppure mio fratello si andava a fare a docce e si incontravano dentro le docce e parlavano là, perché evitavamo anche noi di fare troppi incontri all'area per occhio e Puccio, perché noi delle volte criticavamo anche Madonia o Calò nei confronti di Puccio, per fargli vedere che noi eravamo già latati, in modo che lui si estendeva di più in queste discussioni. Ora che succede? Quindi che voi facevate, fingevate di un doppio gioco praticamente, sì, con il Puccio, in modo che lui, perché dottor Reina ne fece sapere a noi tutto quasi, che chi c'è, però raccomando, dici, perché signor Presidente devo dire, precisare una cosa, c'è mio fratello Antonino che per dottor Reina ne va pazzo, e come i cavalli quando si mette in i paraguacchi non guarda quasi, pure c'è la cosa è sbagliata, ma chi tu che è per Totò Reina va incontro a qualsiasi. Volevano fare mentre a fare già i primi prospettiva dall'esterno, prospettano di poter sacrificare qualcuno di noi. Dice, tu sacrificare come? Dice, fare già, se dice una pistola. E se fa? O Pucci, o Mannoia, o Greco Giuseppe. E se si fosse a mascare pure questo o Venengo, che era cugnato all'epoca, cugnato del Mannoia. E Giuseppe Pesta Filippo. Il mio fratello quando mi fa questa discorsa a me, io ci faccio a me fare, se stendino, ma chi sta dicendo? Se dice parliamo, ma chi sta là nel mese, dice, e ora tramo tu un filmiere, cerca di fare tra sé una pistola. Dice, ma scusa, cosa ha quello sul discorso? Dice, mi stai sacrificando io. Ah, ci stai sacrificando tu? Ah, si stai sacrificando allora. Passò del tempo e questa pistola ancora non arrivava. Da suo tempo fuori mi sono succedere omicidi. E poi ci è successo anche di Agostino Mannoia, e dopo non è che ci fu un scatto di Puccio che mi sa a temare di più, dice, ma che cos'è che ho discusso, perché chi su scomparì o ammazzato? Perché anche di prima che scomparisse un Mannoia Agostino già arrivavano delle voci, anche noi mettevamo questo Puccio dentro caccio, che c'era movimento di scappate in giro. Ora si è scappato qui, noi ne riferivamo o con Tuenno o altri chi magari erano in cerca all'epoca, noi andavamo cercando per ucciderle. Di cui Upuccio, un cecchino, ma chi è una cosa che sumantiamo un'altra mentre siamo fuori, ma se è scappato non lo so che succede. Dopo
ha fatto di Agostino Mannoi che l'hanno ucciso, viene trovata questa macchina nella strada di Casteldaccia. Nella strada di Casteldaccia si vede questa macchina, può portare da Pietro, come a tipo che lui magari avesse scappato, un attentato. E si pensò subito che magari chi avesse restato vivo. Noi ancora all'interno, in un carcere, io e mio fratello non sapevamo niente. Perché pensavo, può essere magari che ci facevano l'agguato nel momento opportuno, che ci stava già se no a Casteldaccia o stava andando a qualche appuntamento, perché per quel periodo lui, Agostino, era fidanzato con una ragazza di Casteldaccia. E chi si arrivò a scappare? Di cui Puccio e Mannoia, Francesco, dicevano, dice, speriamo, che resto vivo, dice, a questo solo ci potevamo vedere così chi ci sparava. C'è magari essere ingattato in qualche buco, qualche buco, magari lo stacco un anno eccetera. E noi restavamo anche con questa perplessità, perché io e mio fratello, tu immagini che magari adesso vivo, caduto c'era un macello, perché logicamente chi dovete quello che ci sparò. Dopo ci hanno a risposta che mi è venuto anche Drago, a colloquio, il mio cugino, e ci fa dice che... Drago sarebbe Drago Giovanni. Sì, e ci fa noi che... manda tante salutuzzi, dice... fa sapere che sta a cercare di fare il più presto possibile l'omicidio di Puccio. Urgentemente sa di farlo. Chi è questo che gliel'ha detto espressamente? Drago Giovanni. Finendo noi il colloquio... Scusi, dove esattamente gliel'ha detto? In tuo carcere. Cioè, mentre eravate all'aria, mentre eravate... Come ha parlato con lei? No, fare risultare una lite... Vedendo che la pistola non era la domanda non era questa. Era assieme a lei nella stessa cella, Drago? Sì, 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 oh, sì, Drago. No, Drago veniva dall'esterno a farci i colloqui. Ah, ecco. Drago Giovanni veniva dall'esterno. Ci è venuto a fare i colloqui. Il giorno che sono venuti i familiari, già che è venuto insieme a mia madre, mia sorella, eccetera. Siccome già, essendo che la pistola già in precedenza non avevano possibilità di farla entrare, già si pensava che loro parlavano, Madonia con Calò e mio fratello parlavano, dice magari sai, fare risultare magari con chi sciarra, con chi cosa, fare. E di cui anche a mio fratello ci dicevano, Ide ti stanno prospettando sul discorso. Perché ho bene fare censere da chi rimano pure a Ide. Vediamo so cosa dicono. In che senso? Fare censere da chi rimane, nel senso coinvolgerlo pure nell'omicidio di Puccio. Coinvolgere chi? Qualcuno di quelli? Qualcuno, per esempio, o Madonia o Mariana Agate, qualcuno di loro. Di cui mio fratello ci fa questa proposta a Mariana Agate, dicendo, su Mariana, dice, come facciamo? Dice, questo è un quindutazzo, dice, forza l'apre, dice, un puccio. Dice, una reazione, cosa, anche chi resta vivo, e se va a puttare nei cieli isolamento, poi che facciamo? E mio fratello ci fa, dice, ma non potremmo fare un'altra? Dice, andiamo a mattina andiamo a fare la doccia. Cerchiamo magari di incontrare tutte le arance, perché da mattina si fa la doccia quando non si fa un po' di ginnastica, si va a fare la doccia. Noi andiamo da arance, ci mettiamo una coi due cuori e affogiamo, ci facciamo trovare appezzato una doccia. Altri magari che era disperata per scusi in famiglia, eccetera, che su disperazione perché la figlia era incinta, si aveva ammalatare, eccetera. Di cui Maria Ragazza ci fa, dice, no, noi come facciamo a così, dice, poi... fanno l'indagine per tutti, dice, ah, dice, magari unici, e ci fa una proposta di mia, dice, ma per esempio Penuzzi, dice, magari Penuzzi ha un definitivo 100 anni, e devo, mio fratello mi fa anche questa proposta a me, dice, ma chi? E che, praticamente io mi accollare un omicidio, perché ho 100 anni, fare, se, dice, così, dice, con un vecchio dice, ah, è possibile da ora, non mai che si faccia, casa piglianisca, rianzi, e io posso niente. E ho detto, a me non mi sta bene sulle scuse. Dice, ma sai, ci sentiria, sono stato tranquillo che il processo si va male. Una condanna, una cosa è che stai tranquillo che il processo, in definitiva non ci arriva, ti faranno onorare i 20 anni, cose, perché già progettavano loro anche il fatto di Pietro Puccio. Dice, facendo io fare risultare una lite, anche da Pietro Puccio già sanno, non l'hanno chiesto a pigliare, e lo fanno scomparire. Ecco, mio fratello sempre... essere scusi mi ci cadunava perché non ci stava né scusi già che i precedenti che erano successi né altri precedenti e altre cose che erano successe anche a Puccio a Arena Alpino che a Arena Alpino a Puccio ci avevano mandato l'ordine di ammazzare a Giuseppe Pestefilippo ci venne suo frate Pier io un discorso sto andando un altro discorso per collegare per collegare e poi ritorniamo di nuovo a Puccio.
ci hanno fatto questa proposta a Puccio di uccidere Giuseppe Prestefilippo perché era fratello di Mario Prestefilippo. Un fatto che si è comportato male, tutti questi discorsi. Di cui Puccio ci pigliò, questo discorso glielo fa a Giuseppe Madonia che ce l'aveva insieme in cella. E Giuseppe Madonia piglia e fa, dice, ma dice, come fa, dice, a farlo calcare, dice, se va a pagare questo omicidio. Dice, ma perché i fuori mi fecero sapere, il suo tuccio, il lavoro, mi fecero sapere, dice, se c'è possibilità di poterlo fare. Dice, io sono disposto, il Puccio ce fa a lui, perché questo discorso poi non condannare il Puccio. Dice, io sono disposto, dice, a farlo. Però dice, ci vuole una mano a farlo, su, su. Dice, no, dice, dice, aspettiamoci, prima dice, io ce lo devo fare sapere a papà. Papà cosa sarebbe? Ciccio Madonia, no, ce lo faccio sapere a lui, vediamo che cosa dice, se magari si può evitare, eccetera, e farlo in altro modo. Quando ci vanno a dire a suo padre, un essere suo figlio convolto in una qualche omicidio in galera, ci arriva la notizia di suo padre dicendo no, si sa fare una cosa, chi non sa, un sa pagare. E non si ne fece più niente. Ritorniamo a Puccio. Ritornando a Puccio. Quando io avevo battibecchio con mio fratello, mio fratello già era preso dall'idea che questo omicidio stava a fare perché già, logicamente aveva conciaude, già gli ne parlavano all'aria con Mariana Gata, questo e quello. Dopo arriva il colloquio con mio cugino, che ci porta anche alla risposta, che ho fatto a Ustino Mannore, cioè, era una cosa che avevano fatto id, dice, non c'è nessun problema, perché noi eravamo un pochettino preoccupati, può essere che ci sia visto vivo, ci noi ci appoggio, c'è una cosa che facciamo un'altra. E dopo hanno fatto la sceneggiata, facevano trovare la macchina da, eccetera. Mio cugino ci dice a noi, cari Ciuzzi, io se si può sollecitare di fare il più peso possibile il suo omicidio. Ci sono le pucce. Dice, ma come sa a fare? Come sa a fare? Andiamo in un altro luogo. Dopo mio fratello, lo chiamano tutte e tre, o Madonia, Peppo Calò e Mariana Gata. Di cui c'è stato il giorno prima, che Peppo Calò ci aveva detto a Merciate, che l'aveva incontrato in infermeria, dice, Nenuzzo, ti siamo grati di quello che sta facendo per noi, praticamente di quello che già c'era esteso e di quello che si stava facendo per loro. All'epoca tutte e tre erano pure loro ristrette nella casa circondariale di Palermo, certo. Sì. Dopo che succede? Che mio fratello, vedendo che io... una deriva, un essere scusse, che Mariana Gatti ci fa pure, dice, facendo il suo discorso, dice, di fuori, no, c'era muvia, allo Cicero, Antonino, c'era muvia, che si va a pigliare a Pedro Puccio, perché c'era la preoccupazione, se succedeva l'omicidio di Vincenzo Puccio, poteva succedere che chi so, anziché serava, chi so Pieruccio Puccio, perché era un ragazzo abbastanza valido e sapeva pure sparare, c'era preoccupazione che si poteva dare dei file da torcere a loro. Fini ho cavolo, scusi, noi tacchiamo in cella e come fate? Abbiamo in cucina qualche battebecco. Puccio sempre agitato nella cella perché ogni volta aspettava notizie da fuori. Perché già andava a succedere qualche omicidio, chi di sempre uomini che erano vicini a lui. Insomma, mio fratello mi fa, vabbè, dice, tu non lo senti, dice, vabbè, allora, ma come faccio io? C'è pure che c'era speranza di pigliare le scadenze, non se ne parla più. E io niente, muto, non parlo di nessuna cosa. Giovanni De Gaetano, che era anche in cella con noi, quello non sapeva niente completamente, non era occorrente dei progetti del Puccio, soltanto nell'ultimo periodo, quando è successo il fatto di Agostino e l'agitazione che c'era in lui, vedeva che qualche cosa non andava bene, però tutta la strategia non sapeva niente. La mattina mio fratello, allo spiglio di Gaetano, verso potevano essere i cinque anni, sarà così, allo spiglio di Gaetano, e su porta, su fa bene dentro la cucina, andare dentro al bagno, che Puccio pigliava sonno, c'era un periodo quando dormiva più Puccio, Puccio pigliava sonno nei matanate, verso i due, i luna e mia, sarà così, stava fino a tardi sveglio. Con quei discorsi che subentravano all'esterno. E mio fratello chiama a De Gaetano e ci fa, dice, senti, dice, Giovanni, dice, siccome c'è un Puccio, capito gli staff completamente, e se ne ha chi la dama. Dice, De Gaetano, dice, roba, perché noi dopo,
quando abbiamo l'opportunità che dopo, mentre c'era il processo, dopo ci hanno messo assieme a tutte e tre, avevamo occasione, magari ci ridevamo sopra, perché di Gaetano c'è stato un momento dell'omicidio che è andato a vomitare perché ha visto come era combinato Pucci, eccetera. Di Gaetano ci fa, dice Nino, dice, ma per forza sei nata, sa fare, chi cercava in tutti i modi possibili di svincolare questa cosa, dice, ma dice no, sei nata perché poi ci hanno dato via per picchiare a Pietro, a Sofrato. Ma fate, le pelle, siccome dice, sta a fare una sceneggiata, tipo che succede una lite, in modo che dopo tu appoggi il discorso a noi, ugualmente che noi avevamo un discorso con Bice Puccio, sempre ne lamentavamo, come fai polizia, come fai polizia, tutte queste cose. Che succede? Che mio fratello piglia se c'era una copietta, e di solito Puccio si lamentava verso la parte di Piero Luletto. Piglia sta padre della chiesa, va nel Puccio, ci sono il primo cuore, cerca la copietta sopra e si cimenta a cavallo. A cavallo in senso che papà non aveva spazio, che la copetta di potersi muovere, però già che il primo colpo che ci ha detto già era stonato, come infatti cercava, che lui diceva cercava di muoversi, cercava di svincolarsi, diciamo, però con tutti i colpi che ci arrivavano sopra, che papà già, e si era fatto un rumore, e di Gaetano era messo davanti un spioncino alla porta. Arriva la guardia, che mio fratello già è arrivato a mettersi di nuovo nel letto, si era sentito del rumore. Arriva la guardia e di Gaetano si fa trovare là davanti e ci fa risente, dice, ma c'ha un po' di bicarbonato, dice, ho mal di stomaco e qua di là. La guardia è venuto però che ha sentito il rumore di questa botte, dice. Ora, prendendo questa situazione, che io dentro di me mi ho sentito anche in colpa, perché pensare se oggi domani la persona a condannare e potesse pigliare le scadenze, aveva la possibilità che il dopo niesce. E magari come dicono io, magari ci sono le possibilità, con l'interesse di Totò Reina, su cui c'è stata questa chiesa buona. E c'è come ha fatto, santo cazzo, un discorso ma con lui. Perché dopo è venuta la guardia e gli ha detto, dice, no, dice, perché è venuto un cinema, l'infermeria è chiusa. È passato un pochettino di tempo che abbiamo cercato di organizzare come se doveva fare questa sceneggiata. Mio fratello mi fa, vedendo che io ci faccio, santo cazzo, ma con lui un discorso. Scusi, prima di arrivare a questo. E lei che cosa faceva nel momento in cui suo fratello colpiva? No, quando lui si è chiamato a De Gaetano dentro il bagno, che io mi ero alzato anche e ho sentito i discorsi che hanno avuto loro, no, poi io pigliavo, vedendo che c'era questa decisione, io pigliavo e mi va a mettere un oletto. E De Gaetano stava chiedendo a mettere pure un oletto. Contemporaneamente, mentre noi stavamo avviando là dentro, una stanza, mio fratello già ci fu su per non puccio, perché già, insomma, se già ci fu un oletto, che due chiese, ah, non se ne parla più. Che fa? Con mio fratello siamo rimasti, c'è stata senta che mi ha accolto sullo scorso. E me, subito, siccome lui aveva il pigiama macchiato, macchie di sangue, no? E me, ne passiamo un pigiama. Io che faccio? Prendo la padella di guisa, di Gaetano si fa trovare davanti il portoncino e metto a gridare. Mio fratello si fa trovare dietro di me, distante, che nel momento in cui arriva la guardia, vede praticamente io sto cercando di colpire al Puccio e dico mio fratello macchiappe di Gaetano mentre a gridare, dice, guarda che ma sul dottore un filmiere che mi ha chiesto se si accolpe il nuovo Puccio, ci ne esce sangue e tutto questo qua. Insomma, a me mi prende mio fratello e mi porta dentro il bagno, di cui aspetto là dentro il tempo che arrivano le guardie. A me mi fanno uscire e mi fanno mettere nel corridoio, nella saletta. A Di Gaetano mio fratello lo fanno mettere nella cella più avanti di quella nostra, che è la cella di fronte a quella di Madonia e di Mariana Agate, di cui già loro già avevano dato il via, perché quando già ho passato io, che loro si sono visti, che dallo spioncino ho visto che loro hanno visto tutta la scena, hanno capito già loro hanno dato il via di fuori, perché la cella da loro c'è più possibilità, quando si posteggiano le macchine, di fare il segnale. Avevo portato in isolamento, a mio fratello Di Gaetano dopo un bel po' scendono anche e lo portano giù. Io, anzi, mi avevo anche sgraffiato il dito perché c'era la padella per fare vedere una cosa più credibile, come infatti l'ho fatto mettere anche a verbale, quando mentre ho preso a cose i colpi che ci davano, mi ho anche sgraffiato il dito.
di cui viene i giudici vengono a interrogare e ci fa tutta la il discorso, dice come è successo, come non è successo, e gli spiego veramente io ho avuto delle discussioni con Puccio il giorno di prima, essendo che sono più piccolo da istanza, aveva questo con me, non lo so che cavolo aveva, che cosa. E la mattina io mi trovavo dentro il bagno, ho fatto il caffè, stavo scrivendo una letterina, ed è entrato Puccio dentro il bagno e io ci volevo offrire del caffè, e lui con istizia ha spinto questa tazzolina e buttato tutto il caffè sul foglietto, di qua non ci ho visto più. Questa è quella come imposti il discorso. Dopo tutto questo interrogatorio, il giudice mi fa a me, dice, ma mi scusi, ma è riguardo l'omicidio Puccio Vincenzo? Puccio Pietro. E sono rimasto, dice, no, si chiama Vincenzo. Dice, no, Puccio Pietro, il fratello di Vincenzo. C'è lei che ne sa. Dice, senti, io non so niente, ma... Ed è che magari, papà, a sezione magari è sopra. Ma non ti sei solo scusa, se ecco qua, chi sta qua ha fatto come non incarceranno altri. Perché se doveva risultare una lite, sei tranquillo che a chi non ammazzavano. Scomparemo, non sapevamo non ne pigliò il suo fratello Pucci. Quando io vado in sezione, io ho detto non so niente, il suo fratello Pucci, eccetera, eccetera. Quando io vado in sezione, che ci avevano messo in infermeria, isolati, io affaccio dalla finestra dell'infermeria e chiamo mio fratello. Perché era incavolato, e ci faccio a me, se sei bella amici che ha buzzo per, non ti preoccupare. Perché capire, se un si sgaglia il ruolo della bottiglia, perché come fa a dire, fu una lite e contemporaneamente succede l'omicidio fuori. Dopo, quando noi ci eravamo già sentite, eccetera, noi andavamo anche a macchia, se il processo ci mettevano isolate, c'è stato Mariana Cato, Giuseppe Madonia, si sono fermati nella gabbia di mio fratello, che in queste gabbie del mai che si processo c'è di sotto, ci sono delle prese d'aria, no? Un centimetro, insomma, delle finestrelle, no? E si può parlare là sotto, dico, ma le ragazze ci sono, sai, no? Non ti preoccupare, io so ci sa perché stanno vedendo tutti i modi possibili, proprio ci si fa l'aggiustare, perizie, controperizie, avvocato, che tu c'è bisogno, non ti crea problemi. Io ci faccio anche coraggio, dice, appenuzio, caso vedi chi tu sa fare. Arrivavano sempre saluti, Ruzzo Totò, saluto a destra, siete sempre nome e cuore, siamo a casa, che succede? Che mio fratello, quando Mariana Cati gli fa queste discorse, dice che perché dice Puccio Pietro gli aveva fatto delle resistenze per prenderlo, dice resistivo, per noi sono resistivo, perché ci ha sparato. È finito. E noi ci continuiamo a fare un calcio, un interrogatorio, perizie contro perizie, su palloni contro su palloni, dopo cerchiamo di aggiustare un pochettino in dichiarazione e fare compaciare quelle che detenute, che abbiamo fatto sapere che questo è interessato Madonia con Mariana Cate, i ciccare, gli fa vedere, quando vengono interrogate queste persone da sezione dove eravamo noi, di dire veramente che io con Pucci avevo sempre delle discussioni anche all'aria quando giocavamo a pallone, eccetera, eccetera. È finito qua. Mio fratello l'abbiamo avuto dopo che ci hanno messo all'ara assieme, perché quel periodo ci facevano fare anche i colloqui singoli, dopo si è sbloccata questa situazione perché il ministero ci ha dato anche la massima sorveglianza particolare. Con mio fratello abbiamo avuto modi possibili di parlare, di cui mi disse che a sparare ci avevano usato perché tu aveva più possibilità a parlare con Mariana Cate e Giuseppe Madoni quando andavano a processo, perché dipende chi c'era, dipende pure di servizio nel braccio, diciamo, della Lobunga all'interno, ne rapivano e ne facevano incontrare qualcuno di loro e si poteva parlare. Io mi riferisco a livello di qualche poliziotto che era là di servizio, gli faceva questa cortesia, gli faccio salutare, noi ci siamo sempre, lo sa, mi fa avvicinare da numero 8, dice che mi ha salutato Utizia e caro. E ci siamo stati, e di cui mio fratello mi disse anche, ritornando sempre un discorso che fu io che ci resistivano o pigliando perché chi aveva caputo qualche cosa eccetera, insomma mi ha fatto convinto 100% che io da maniera lo discorso che mi voleva fare convincere pure a me sul discorso, ma se io ci calavate e sempre fratto dopo ci fece sapere Totorrina che stavano provvedendo
più iurice, dico su iurice popolare, che si fa tutti i modi possibili, eccetera, eccetera, per pigliare una condanna di 20 anni e far assolvere a De Gaetano e a mia frate. Un processo io hanno detto a mio fratello 25 anni e a De Gaetano 18 anni. Ne fa sapere che pure che c'è stato l'interessamento, ma purtroppo dice processo a questo ragione, in appello si può vedere, dice. Infatti vi chiamo l'avvocato adesso, perizie contro sopralloghi, abbiamo fatto fare i sopralloghi in sezione, e abbiamo fatto risultare con campanello la sezione non funzionava, perché dopo quella stanzetta non è funzionato più come alloggio, ma è funzionato soltanto come stanzetta di socialità per giocare a carte. E in quella stanzetta ci andavano loro, Mariana Gate, tutti quelli del braccio, diciamo. E di cui ci abbiamo detto noi, allora abbiamo chiamato la Gate, essendo che devono venire a fare un sopralluogo, vedete se su campanello se funziona, se funziona cerca lì i fallo rumbri, fallo rosita, in modo che quando devono dare l'avvocato cerca e dice, signor Presidente, vuole vedere se magari il campanello funziona o non funziona, perché De Gaetano che dichiara che lui ha citofonato alla guardia, c'era il campanello, ha chiamato la guardia, la guardia dice no, il campanello dice, non funzionava, dice, perché dice, De Gaetano fa la testimonianza che il rumore che sentiva la guardia c'era il bastone che bussava nella porta per tirare l'attenzione della guardia. Invece il rumore che la guardia ha sentito veramente il rumore, la bistecchiera pure che pucciava, che intonava pure che c'era la copietta, e lui fa la testimonianza e dice no, dice io pigliavo questo e bussavo questo, un rumore è chisto. Dice, poi lui poteva anche ammaccare un pulsantino, dichiara la guardia, dice, poteva ammaccare perché il campanello dice funziona. E noi ci diciamo, no, il campanello non funziona. In quell'occasione ci abbiamo detto, quando vanno a fare un suo pallone di cercare, il suo campanello di farlo risultare non funziona completamente. Ma la ragazza dice, sì, un tuo cocco, chi sta mai io cercare da... E poi viene la... sono venuto di nuovo alla labo, ci siamo visti. Dice, un campanello a posto, dice, non funziona tutto a posto. Dice, se vengono, dice, già sanno. E chi sono i processi? Dopo, si sa, per il seguito, in appello, un quel più grazia. Interessamento contro interessamento, come è? E gas, a tutte e tre. Poi c'è stato la Cassazione, interessamento, avvocato a destra, avvocato di Roma, avvocato di Napoli, avvocato di qua, i cose giuste si interessava, però per questo questo i soldi non ne mancavano, eccetera. Si interessava, diciamolo espressamente. Si interessava a livello faranistano a Noace bene, Galiera. Chi? Rina Salvatore. Rina Salvatore. No, però non a livello con l'intenzione di fare le mettere per fuori, perché l'intenzione di fare le mettere per fuori non aveva, per discorsi che ci sono, o signor Reina. Allora che succede? Quando intanto ho definito questa cosa, perché di più quello che mi ha detto a parte io di questo processo sono stato condannato e accetto anche la condanna che mi hanno dato, perché giustamente l'ho fatto. Pure che non ho partecipato personalmente, ma sono consapevole di tutto, la strategia, di tutti i discorsi, eccetera, perciò è giusto che io parlo e come infatti. Servì. Però quello che a me mi è dispiaciuto di più, anche che De Gaetano era all'occorrente, all'ultimo momento della cosa, ha fatto anche la scena, quello che mi è dispiaciuto di più è stato De Gaetano, poveretto che quando ha visto da condanna, niente, pareva che ha preso a forza motrice, perché se succedeva e si assettava nel banchino della bunghia, se succedeva e si assettava, se succedeva e si assettava. Questo di più quello che mi è dispiaciuto. E in più mi è dispiaciuto anche perché di quello che sto rivivendo in questi ultimi tempi, del passato e adesso, di tutte quelle strategie, eccetera, non rimosso nei confronti anche di familiari, non solo della famiglia De Puccio, ma anche di altri familiari, di quei altri delitti che ho commesso. Insomma, questa è tutta sì. La strategia praticamente quella che è subentrata. Mi dica una cosa, successivamente a questo omicidio, che lei che cosa vi ha mandato a dire Rina Salvatore in carcere? Che era contento, lei disse che siete sempre come praticamente, ma in ordine a questo fatto vi mandò a dire niente dopo. No, lui in questo fatto ha detto che dopo qualsiasi cosa non avevamo bisogno, praticamente
faremelo sapere, che siete sempre nome e cuore, siete cercati, siete da, e tutte queste cose. Solo più in là noi, mentre che eravamo a caccia di voghiera, dopo che sono finite, sono subentrate a omicidi, sempre quelle nel cerchio che facevano parte del Puccio Vincenzo. Dopo di questo ci è arrivato l'ordine di Torrina di cercare se c'è una possibilità, perché c'è stato, dopo che hanno arrestato a Salvatore Bruciamontagna, sarebbe Peste Filippo, zio di Giuseppe Peste Filippo e di Mario Peste Filippo. E c'è già stato dei cambiamenti di caccia, c'è dei spostamenti, trasferimenti, eccetera. Dice se c'è la possibilità, a me fa denuncia, dice se c'è possibilità se in te casa passano a portare a chi sto brucia montagna, a qualche punto. Vedete se c'è la possibilità di pezzacallo. Ora, pure allora. Ma non solo questo. Noi nell'ultimo periodo, cioè, scusi per precisare, visto che registriamo, sì, sì, i processi, sì. Pizzicallo, cioè Pizzicallo sente dire Farannillo ammazzare, vabbè. E di questo, a parte questo, io ci sapevo, a parte la rinuncia era da brucia montagna, soltanto che noi eravamo le persone che eravamo ben influenti nei carceri, perché da tanti anni che io sono stato in carcere, 11 anni e mezzo dentro gli istituti, eravamo influenza quattro detenuti di varie carcere, sempre gruppi, chissà a livello killer di carcere, chissà catanese, Marano, Anciausse, Nenufaro, tutti questi personaggi che già anche con Bagarella e con Puccio c'era una grande amicizia, e nei varie carcere c'erano un buon rapporto con chissà, perciò noi avevamo creato già un gruppo che in te caso noi un domani avessimo bisogno di qualche cosa nei carcere. Basta una voce, se faceva so cosa aveva a fare. E questa è praticamente, dice, fora no, quello che c'è sto fatto dalla parentiera. Tenemolo in galera, li diremo a nostra disposizione. Il mio presidente, non ci mancava niente. I soldi li faceva arrivare a palate. Quindi lei praticamente sta dicendo, se abbiamo ben capito, che e l'imputato aveva interesse a che voi restaste in carcere per eventualmente sfruttarvi. Sta sì, dicendo sì. Questo? Sì, sì. No. E allora, pubblico ministero. Mi pare che il quadro che il Marchese ha dato è sia abbastanza completo, anche se c'è qualche cosino un attimino da registrare, sì. Perché magari la Corte non è a conoscenza di alcuni passaggi fondamentali che ormai costituiscono quasi la storia nota di Cosa Nostra, ma che in verità per i non addetti ai lavori potrebbero avere qualche, andiamo alle domande, qualche problema. Io partirei da quella che Marchese ha definito la causa di questo omicidio, e quindi questo malcontento che serpeggiava all'interno del carcere e che vedeva diverse persone coinvolte, tutte comunque accomunate da lamentele nei confronti di Totò Riina. Io la prima domanda che vorrei porre è questa: come mai, ecco, di precisare ancora meglio, come mai Puccio Vincenzo parlava così apertamente con voi, cioè con lei Pino Marchese e con suo fratello Antonino, di questi suoi propositi di vendetta o comunque di reazione nei confronti di Totò Riina una volta che fosse stato scarcerato? Ma perché si fidava di voi? Ma si fidava perché c'era il fatto che eravamo cognato con Bagarella, e in più perché Bagarella era informato di discutere Puccio. Quindi anche eravate cognati di Bagarella, e Bagarella condivideva queste sue lamentele, questi suoi propositi, come abbiamo detto. Ma, prima veda, Bagarella, anche che lui non estendeva questo discorso, perché Bagarella il discorso che aveva con Puccio era quello che lui doveva cercare quando erano fuori,
non diceva né a noi, e manca traccia del complotto che dovevano fare, l'intenzione che loro avevano. Bagarella queste cose non dice mai. Soltanto era Puccio che estendeva queste cose, perché a Raggia già ci stavano scendendo di tutti i punti. Quindi lei dice si esternava con voi questi propositi di vendetta, perché lei era parente, cognato, sì, di Bagarella. E lo stesso Bagarella aveva motivi di lamentela, sì. Era questo il... Ma infatti nell'ultimo periodo, che lui, quando succedevano tutte queste omicidi eccetera, c'è stato Puccio che lui ha scritto anche una lettera un pochettino piccante a Bagarella, di cui mio fratello sta lettera arrivò a Bile, e fu una lettera, questa lettera non ci arrivava a imbroccare perché c'era la censura, dopo che scattò subito dopo, perché sta cosa partiva. Se parteva, che so, il giorno che succedeva l'omicidio, Puccio muetto, praticamente sta lettera non partiva più, veniva imbroccata. Invece la lettera il giorno che l'aveva fatta già aveva partito, si indirizzò, e praticamente non arrivava neanche a arrivare, perché quando hanno fatto l'indagine cercavano di poter arrivare nei tutti i minimi particolari di riscontro, eccetera. Ma infatti mio fratello mi disse che quando Puccio ci scriveva a Bagarella, mi diceva che Puccio ogni volta, quando non ci manda qualche cosa, io ci conta tutti i pilari a Luca. Tutto. Però Luca, per usare una sua espressione, non esternava apertamente proposito di vendetta. No. Infatti. Cercava di temporeggiare. Non di reazione armata, quantomeno. Quando Bagarella è venuto a fare il colloquio a noi, a Voghera, che si era sposato, che lui risiedeva qui a Roma, è venuto a fare il colloquio. E ci ha fatto il colloquio a me e a mio fratello, è venuta mia madre, sua moglie e le bambine, i miei nipoti, di cui Bagarella era molto incazzato con mio fratello, perché mio fratello gli ha detto, dice, ma perché si arrivò a questo punto che si potevano evitare tutte queste morti, tutte queste cose? E mio fratello gli ha detto, dice, Luca, perché Puccio aveva questa intenzione nei confronti del cognato, dice. E dice, noi dice, siamo tutta una cosa a carico, noi lo conosce, chi di farcelo sapere subito. E questo è stato il discorso di cui... Altre domande? Una precisazione, se non ho capito male, uno dei motivi del risentimento di Puccio nei confronti di Riina era l'interessamento di Riina stesso nei confronti soltanto di alcuni appartenenti all'organizzazione Cosa Nostra. Si è parlato di interessamento per aggiustare processi e poi lei ha fatto cenno a interessamento, diciamo così, in campo sanitario. Ci può precisare concretamente in che cosa consisteva questo interessamento? A livello di dottore, di ricoveri, in questo in senso, perché i contatti anche ce l'aveva il figlio di Bernardo Brusca, Emanuele, e di cui i contatti passavano sempre da là, erano lui che se ci mandava a dire qualche cosa, erano loro quelli che cercavano di manovrare con l'intenzione abbastanza rigida di fare risultare o qualche cosa, o magari fare nascere qualche ricovero. Ma avete avuto degli esempi concreti di interessamento? Cioè lei ha visto dei suoi compagni di pena, dei suoi... diciamo con detenuti che hanno usufruito di un trattamento sanitario più favorevole? Sì, che c'era Umadonia, c'era Gambino, c'era Brusca, Bernardo, questi erano quelli che... Anche Bagarello nell'ultimo tempo dopo ha usufruito anche di un ricovero, dopo tante piripizie che ha fatto per ottenere... E questi ricoveri di favore, diciamo, venivano attribuiti alla influenza di Riina? Sì, perché lui praticamente... C'è Gambino, Gambino Utignoso, Peppo Gambino, che noi siamo stati in cella assieme un bel po', e c'era Gambino, Brusca Bernardi, erano tutti di quel gruppetto, diciamo, il più... Uciure.
E mi disse un giorno, mentre stavamo, perché lui ci piaceva ogni volta, per Peppo Gambino, ci piaceva come ci faceva un panino con pomodoro, con basilico. Dice, però non so che fare, dice, facciamo un panino solito come usa fare tu. E ne andiamo nella cucina. Di cui con Gambino abbiamo parlato un pochettino delle cose che erano successe fuori mentre che c'ero io anche con lui. E di cui due mi fa a me, dice, Cipanuzzo, dice, la nostra sebizza è con la resta non c'è il sudotuccio. Se di una scansa dice, adesso non sudotuccio, si dice, siamo tutti a muaggio. Chiesto su parola che mi so, ma perché siamo tutti a muaggio? Perché quel periodo, la maggior parte di loro erano tutti in galera. Kid, un Gambino, un Madonia, un Brusca, o era arresto domiciliare, eccetera. Perché? Di tutti quelli del mandamento delle altre famiglie, perché finché c'è uno ride fuori, sanno come aggiustare tutta la situazione. Ma finché quando manca qualcuno loro, c'è sempre qualche cosa che potrebbe cambiare. Queste sono parole. E chi se non le persone più attaccate con loro? Ed era io sempre che doveva andare a stare questo qua. Che noi altri non dicevamo mai una cosa nel nostro mandamento di Sciacurri. Noi altri, quando hanno arrestato a me e a mio fratello, ma non arriva dottorina, c'è qualsiasi cosa, non ho bisogno di penuzzo e nenuzzo, c'è una cosa che me la sfruggherò io. Poi infatti noi due costo dei mille praticamente non li interessavamo di niente, tutto questo passava a io, interessa mia, e dopo lui praticamente incaricava le persone quelle che... A proposito di questi contatti che mi sembrano frequenti tra voi e detenuti, in particolare lei e suo fratello, e Totò Riina, questi messaggi il Salvatore Riina ve li faceva avere soltanto tramite i colloqui, quindi verbalmente o anche in altro modo? No, soltanto tramite i colloqui con sì, il fratello. Ma la sua volontà e le sue intenzioni, quello che lui voleva comunicarvi, ve lo comunicava solo attraverso le parole di un altro uomo o anche con quei bigliettini di cui lei ha parlato? Vede, queste cose avvengono che se c'è un uomo d'onore che mi viene a fare il colloquio a me, allora io estendo quello che ho bisogno, dipende da quello che io devo mandare a dire. No, è il contrario, scusi Marchese, questo è il caso, lei sta parlando del caso in cui lei, detenuto, vuol fare uscire fuori un messaggio. La mia domanda invece è, Salvatore Riina è fuori, nel caso in cui volesse fare sapere qualche cosa a voi di dentro, dentro il caso. Prenda uno dei familiari e fa sapere quello che deve fare. Come? In carica, per esempio, a qualcuno... E come glielo fa sapere? Glielo fa sapere, o tramite bigliettino, dipende quello che deve mandare a dire, o tramite familiare, dipende quella a cosa che magari è lecita, si può dire, o manda a chiamare o a mio fratello o gli manda a dire a che bagnetto frate a colloquio faccia sapere questa cosa. Bene, allora lei può dire che materialmente ha ricevuto nelle mani bigliettini manoscritti da Salvatore Riina o comunque sì, scritti sì. Per comunicare ordini di Salvatore Riina? Sì signor, ma mi risulta anche nel periodo in cui hanno arrestato mio fratello nel 79 sono andato io stesso a casa di Riina e ci faceva da tramite tra mio fratello e Totò Riina. Mio fratello mi dava dei bigliettini, perché a quel periodo ancora io neanche ero combinato, e io le facevo avere direttamente a Totò Riina a casa. Ho capito. Lei personalmente? Sì, signore. Mentre quando lei era detenuto, ha ricevuto personalmente biglietti scritti da Totò Riina. Questo lei ha chiesto al pubblico ministero, sì. Un'ultima cosa, andiamo al momento, da lei già descritto, del passaggio dell'ordine da parte di suo cugino Giovanni Drago di eseguire questo omicidio, cioè l'omicidio di Vincenzo Cuccio. Drago vi comunicò semplicemente che dovevate fare l'omicidio o vi comunicò anche che da dove veniva l'ordine di fare l'omicidio? Chi aveva dato l'ordine di fare l'omicidio? A noi l'ordine ci è arrivato di Totò Riina e in più dopo ci è arrivato nello stesso giorno che siamo rientrati dal colloquio, nello stesso giorno ne venne detto da Calò e Madonia e Mariana Cade, dice abbi il risuibile il più possibile questa cosa,
se è possibile, che a Romane c'è, da cominciare anni Romane c'è lo Cicero che si deve venire fuori a Rafini e si aspetta lo segnale. Questo lo hanno detto i Agate, sì. Sì. Madonia e Calò. Ma no, scusi, pubblico ministero, mi scusi se l'interrompo, precisiamo. In che modo, lei ha detto, l'ordine ci è venuto direttamente da Totorino. In che modo vuole precisare di nuovo? È venuto mio cugino a colloquio, di cui ci ha portato i saluti di Totorino. Suo cugino Giovanni Drago. Giovanni Drago, e ci ha portato i saluti di Totorino. Sì. Di cui ci disse, dice Totucci, dice, vedremo se potremo sollecitare, che sia possibile di urgenza, dice, il suo omicidio Repuccio. Ma parlò di Salvatore Riina, quindi dello zio, come Uzio Totuccio, io se ci incontrato, avevano fatto una riunione assieme. Ah, ecco, ho capito. Uzio Totuccio, chiamavano Uzio Totuccio, vabbè. E da quello che lei ha appreso da Drago, l'ordine di Riina, il Drago lo ricevette personalmente e direttamente? Sì. Ok, va bene, grazie. E in più aveva anche i contatti, perché c'è stato, non mi ricordo com'è, che c'è stata una riunione che l'avevano mandato a chiamare a mio cugino e altri sempre del mandamento di Ciaculli, informando delle situazioni che si stavano verificando nel mandamento di Ciaculli, che stavano i Pucci, veramente quello che stava subentrare, in più quello che già sappiamo. Benissimo, credo che sia stato abbastanza esauriente. Allora, la difesa a domande, ritengo di no. Va bene, Marchese. Può andare.